Si conclude la fase della riorganizzazione, si conclude la fase del voto, dei voti anzi online, prima sullo statuto, poi sul nuovo capo politico, leader politico presente dell'associazione, anzi Giuseppe Conte. Si apre una nuova stagione per il Movimento 5 Stelle. Sì, è stato un grande risultato, il 93% degli iscritti hanno confermato la volontà di avere il professor Giuseppe Conte, già presidente del Consiglio, presidente del Movimento 5 Stelle. In effetti capo politico, leader in pectore, è cambiato il termine, ma il risultato non cambia. Siamo in piena evoluzione, questo processo ha raggiunto un punto concreto che vedrà poi un'organizzazione del Movimento 5 Stelle sempre più puntuale anche sui territori, quindi a partire dalle prossime amministrative. A proposito di amministrative, il primo banco di prova di Conte, leader del Movimento 5 Stelle e anche della nuova organizzazione del partito, del Movimento, saranno proprio le elezioni amministrative. Roma, Torino, dove siete uscenti, ma anche Napoli, anche Bologna, anche Milano e anche Salerno. Sì, è un movimento evoluto, un movimento che dopo il Conte 1, il Conte 2 sta sostenendo anche questo ulteriore governo, rispondendo all'appello del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ed è quindi un movimento non più di protesta ma di proposta, pronto a governare anche le città dove stiamo lavorando per costruire un progetto alternativo su tutti i territori lì dove possiamo, e come sappiamo in alcune città, quindi Roma, abbiamo sindaco uscente come Virginia Raggio, che ha fatto un lavoro incredibile. Lì dove ci presentiamo, possiamo dire per una prima volta, dopo 10 anni a Salerno, stiamo da mesi dialogando con le maggiori forze politiche, maggiori movimenti della città, energie nuove che stanno confluendo in una larga coalizione che ha visto nella dottoressa, la preside Elisabetta Barone, una mamma, una donna, una dirigente scolastica, questa sintesi per questo progetto nuovo. Ecco, a proposito della scelta della Barone, non giriamo attorno all'argomento, affrontiamolo perché qualche polemica c'è stata. La convivenza tra il Movimento 5 Stelle e Azione, come si concilia? Ma questa è una coalizione aperta a tutte le energie di questa città, penso ormai questa polemica sia stata superata, quindi la preside Barone ha aderito ad una coalizione dove ci sono le porte aperte a tutte quelle nuove energie sane che vogliono davvero creare un qualcosa di nuovo per Salerno. Quindi stiamo ragionando e realizzando un programma ambizioso su Salerno città del turismo, Salerno città della cultura, Salerno città dello sport, della salute, con un'impronta forte ecologista. Questa è la nostra idea di Salerno, soprattutto una Salerno dove finalmente i cittadini potranno partecipare attivamente al dibattito politico e non subire uno storytelling vecchio di 30 anni. E poi non scordiamoci, l'ha sottolineato anche la preside Barone in una recente intervista, una città veramente con uno sguardo al futuro, dove c'è una transizione non solo ecologica ma digitale, quindi una forte digitalizzazione per dare e fornire servizi all'utenza e ai cittadini. Che lista sarà quella del Movimento 5 Stelle? Tu hai fatto un appello agli under 45, tutti giovani o non solo? Sarà una lista variegata dove ci saranno un mix di persone storiche che hanno fatto un percorso, il nostro meetup, e dove ci sono invece dei professionisti, una società civile, parliamo di medici, di avvocati, di magistrati, di professori, persone che hanno un importante e anche un concreto passato e una storia personale alle spalle, che hanno deciso di partecipare con nostro grande gioia per dare nuova linfa a questa città. Ci crediamo tantissimo, questa coalizione ha raggiunto già un gruppo notevole di 7-8 gruppi diversi, eterogenea, una coalizione anche non omogenea, ma anche questo è un fattore caratterizzante, con un vivace dibattito interno che a mio avviso sarà poi all'esterno un dibattito importante per scatenare davvero idee nuove per la città.